avanti questo piano. E Panina non è collaborativa, mi dice che ha capito che Sarastro è un uomo buono e che lei è innamorata e che ha capito che questi sono degli iniziali. E allora ecco, nella storia della regina della notte si esplica in tutta la sua violenza, e cioè quell'aria. Buonasera a tutti, oggi è un po' un appuntamento speciale, in un certo senso, in questo ciclo intitolato I poeti della filosofia. Parliamo di un personaggio che è considerato da molti il più grande, il più eccezionale musicista di ogni tempo, Wolfgang Amadeus Mozart, e parleremo poi in particolare di una sua opera, Il flauto magico, che sempre da più parti è considerata la sua opera più grande e quindi l'opera più grande forse dell'intera storia della musica. Ovviamente non tutti hanno questa opinione. Io posso darvi solo il mio personale parere sul fatto che Mozart sia stato il più grande musicista di tutti i tempi e il flauto magico l'opera musicale più importante mai composta. La domanda che però forse vi state anche ponendo è: perché parlare di Mozart, perché parlare proprio del flauto magico all'interno di un ciclo che tratta di filosofia? Vi ricorderete però tutti quanti voi che avete partecipato alle altre conferenze che in questo ciclo io sto presentando, ecco, la filosofia non come l'amore per una conoscenza puramente razionale, ma piuttosto per una conoscenza umana che deriva principalmente dalla spinta a creare col pensiero, quindi a esprimersi. E se penso a un creatore del pensiero, a un genio della creazione, io penso per prima cosa a Mozart. E se penso a una creazione maggiormente rappresentativa di questo genio umano, penso proprio al flauto magico. Subito dopo penso ad altre cose, all'epopea di Gilgamesh, alla Divina Commedia di Dante, all'Iliade di Omero, al Timeo di Platone o al Giudizio Universale di Michelangelo. Però vedete, mi viene da pensare sempre ad opere d'arte. È giusto, forse il Timeo di Platone può essere ascritto almeno nella scuola o nell'accademia alla filosofia, sotto la voce filosofia. Io penso prima di tutto all'arte. Quindi diciamo che la filosofia di cui vi parlo insegue una conoscenza che oggi, almeno nel mondo occidentale, è caduta nell'oblio. Diciamo che da molti secoli sopravvive soltanto attraverso codifiche segrete destinate a un pubblico di nicchia. Quindi di tali codifiche abbiamo parlato durante, ecco, le scorse conferenze. L'ultima volta ci siamo lasciati a Praga, alla fine del Cinquecento, rendendoci conto come, diciamo, almeno fra gli ebrei, la dottrina esoterica della Kabbalah continuasse a tramandare la tradizione gnostica. Ora, sempre nel cuore dell'Europa, della Germania degli inizi del Seicento, quindi più o meno negli stessi tempi di Judah Law, venne allo scoperto un movimento filosofico-religioso che poi è diventato il punto di riferimento di tutta la mistica, di tutta la tradizione gnostica occidentale, la confraternita dei Rosa Croce. Come è abbastanza noto, questa confraternita pubblicò a Kassel nel 1614 uno scritto anonimo contenente due manifesti, la Fama Fraternitatis, il manifesto di fondazione di questa confraternita, e la Confessio, un documento in cui la confraternita rese noti i suoi obiettivi, che erano, vedete, gli obiettivi di costruire una nuova civiltà, una vera e propria, diciamo, riforma universale fondata su valori diversi rispetto a quelli che erano seguiti nella società di quel tempo. Quindi, ecco, i Rosa Croce, col loro mistero, col loro anonimato, perché questa confraternita venne fuori un po' dal nulla,
apparvero questi manifesti che tutti potevano leggere. Ecco, avevano un obiettivo veramente importante: fondare un mondo, una società in cui ci fosse più uguaglianza, in cui gli individui venissero valutati per quello che valgono e non per la classe sociale a cui appartengono, e quindi in breve una sorta di pensiero precursore del movimento illuminista, però precursore a un secolo di distanza dal movimento illuminista, siamo ancora nel 600, e soprattutto di carattere ermetico gnostico e non di carattere propriamente politico. Questi sono i punti, un po' i paletti entro i quali cominciamo a muovere questa discussione. Il grande divulgatore della confraternita dei Rosa Croce fu un teologo, un pastore luterano che si chiamava Johann Valentinus Andrae, che scrisse delle opere centrate proprio sulla filosofia dei Rosa Croce, sul pensiero dei Rosa Croce. Basti ricordare Le nozze chimiche, tra quella più importante, quella sicuramente più importante. Faceva riferimento questo pensatore alla cosiddetta pansofia, cioè una sorta di filosofia universale, cosmica, che andasse al di là della razionalità, appunto, come dicevo prima, della scienza, o comunque di un qualche settore particolare di interesse per l'uomo, che fosse appunto la religione o piuttosto che la politica, ma che invece riguardasse proprio l'uomo nella sua visione più completa, più totale, appunto cosmica. E quindi si fondava questo pensiero su testi tradizionali, sulla Kabbalah di cui abbiamo parlato la volta scorsa, sulla Bibbia cristiana, ma ancora sull'alchimia che si stava sviluppando nel Medioevo da diversi secoli, cioè questa scienza occulta che tramandava, come abbiamo visto quando abbiamo parlato di Dante, alcuni simboli fondamentali del pensiero antico, della conoscenza antica. Ma attraverso, questa concezione gnostica, quindi fondata sulla conoscenza, questo movimento, la confraternita dei Rosa Croce, portava avanti tesi rivoluzionarie per l'epoca, tesi che fecero in qualche maniera anche tremare un po' i potenti, prima di tutto la Chiesa Cattolica, ma anche i governanti, perché erano tesi che mettevano in discussione il potere centrale, autoritario, visto anche come assegnato da Dio, perché sapete che in questi secoli, nei secoli del Medioevo, il potere veniva visto come qualcosa che derivava direttamente dal beneficio divino. Nel 1623, per esempio, il cardinale Richelieu a Parigi scriveva di questi pericolosi Rosa Croce che si stanno diffondendo per la nazione, andando, a sostenere delle tesi che lui diceva sono perlomeno impertinenti. Non solo quindi la Germania, Kessel, dove nacque il movimento dei Rosa Croce, ma anche quindi la Francia, anche l'Italia, anche la Spagna. Questo movimento, in maniera assolutamente segreta, sotto forma di logge segrete, si espanse per tutta l'Europa e conquistò molti pensatori, a partire da Paracelso, che fu un po' uno degli antesignani dei fan dei Rosa Croce, per arrivare poi al secolo successivo a coinvolgere proprio l'Europa intera in delle organizzazioni ben costruite. La massoneria è la principale di queste organizzazioni. È un po' un'organizzazione di cui abbiamo molto sentito parlare, di cui ancora oggi sentiamo parlare, ma in realtà è una sorta di filiazione della confraternita dei Rosa Croce. Una filiazione che però ha delle differenze sostanziali con questa confraternita dei Rosa Croce. Ne rappresenta un'evoluzione settecentesca, mentre i Rosa Croce appaiono nel 600. Vedremo in qualche modo durante questa conferenza in quale direzione si è evoluta la massoneria,
e che differenze ci sono rispetto all'originale, andando a dire che comunque tutte queste logge che nacquero, tutti questi movimenti, perché non c'era solo la massoneria, ce ne furono anche altri alternativi che si ispiravano sempre ai Rosa Croce, avevano in comune però questa idea, che la società dovesse organizzarsi in maniera diversa da quella che era a quel tempo, dovesse organizzarsi soprattutto mettendo in pratica uno stato di natura, cioè vivendo in maniera più naturale, più consona a quelli che sono i reali bisogni dell'uomo, soprattutto allontanandosi dall'ingiustizia che veniva dal privilegio che distingue gli uomini in classi sociali e che quindi introduce differenze di trattamento, molto spesso prepotenza e ancora più spesso violenza. Quindi tutte queste confraternite, logge, movimenti avevano in comune con la matrice iniziale dei Rosa Croce, diciamo, questi obiettivi, se volete, sociali. Il Settecento fu un secolo da questo punto di vista fondamentale, perché sapete che viene chiamato il secolo dei lumi, perché tanti pensatori ed intellettuali si pongono il problema di riformare la società, una società che si sente ormai inadeguata ai bisogni dell'uomo. Tant'è vero che verso la fine del Settecento arriviamo ad assistere alla Rivoluzione francese e quindi all'esplosione della più famosa forse rivoluzione popolare della storia, che poi è stata popolare fino a un certo punto di vista, ma che comunque parte da rivendicazioni di tipo sociale, quindi entra in gioco in qualche modo la politica. Però questo rapporto tra le istanze iniziali dei Rosa Croce, che come vi ho detto sono di tipo soprattutto gnostico, questo aggettivo è importantissimo, in qualche modo ha a che fare con tutte le culture che abbiamo esaminato in queste conferenze, ha a che fare con questa tradizione che nello gnosticismo cristiano ha trovato in Occidente una sintesi sublime. Abbiamo parlato durante la conferenza di Valentino dello gnosticismo, ma abbiamo visto che i motivi gnostici sono alla base, per esempio, della poesia di Dante, sono alla base della poesia in Oriente di Rumi. Abbiamo detto che derivano da ispirazioni che sono platoniche, eraclitee e pitagoriche, quindi si tratta di un'antica conoscenza che appunto al centro di tutto mette la conoscenza, non tanto rivendicazioni di carattere politico o di carattere organizzativo. Quindi quando cominciamo a parlare di massoneria invece cominciamo a parlare di un movimento che ha una certa attenzione verso ciò che succede nel mondo concreto, reale, nell'organizzazione sociale. Quindi nel Settecento assistiamo alla nascita di diversi ordini di ispirazione rosacruciana e non c'è solo la massoneria. In Germania, per esempio, un movimento alternativo molto interessante è quello degli Illuminati di Baviera. Questi Illuminati hanno una loro struttura abbastanza simile a quella della massoneria, cioè li troviamo organizzati in logge, con dei gradi, con l'iniziazione e così via. Fu fondata questa setta in Baviera, appunto, nel 1766 da Weishaupt come alternativa alla massoneria, ma Weishaupt era a tutti gli effetti un gnostico. Quindi ecco che il movimento degli Illuminati è un movimento abbastanza differente dalla massoneria. Tant'è vero che fu perseguitato questo movimento, così come tutti i movimenti generalmente chiamati massoni, veniva confuso con la massoneria, e quando però ci fu il famoso processo agli Illuminati di Baviera, intorno, diciamo, alla fine del Settecento, Un esponente degli Illuminati che fu chiamato a testimoniare a questo processo precisò quali erano le differenze tra gli Illuminati e la massoneria, cioè cercò di spiegarle, anzi vi leggo questo stralcio, diciamo, in cui ecco
si va a specificare l'ordine degli illuminati deve essere ben distinto da quello dei framassoni, ma questa differenza non è conosciuta né dai semplici framassoni, quindi non lo sanno di essere diversi dagli illuminati, e neppure dai nuovi iniziati. Gli illuminati niente più temevano che d'essere riconosciuti sotto il nome di massoni. Le logge massoniche per gli illuminati non contengono che gente inetta o il grosso dell'esercito, nel quale si trovano pochissimi uomini che devono stimarsi felici quando dopo lunghe e dure prove sono giudicati degni di essere segretamente ammessi nel santuario dell'ordine. Tutti gli altri, framassoni, apprendisti, compagni e anche maestri, devono contentarsi delle loro vane cerimonie e restar sotto il giogo, sia perché i loro occhi troppo deboli non sopporterebbero la luce. Questo dice l'abate Renner, che era un illuminato e che depose a questo processo. Gli illuminati sentivano di essere profondamente diversi dai massoni ordinari, perché la massoneria si istituì in Europa come una sorta di movimento a carattere soprattutto politico. Ripeto, quello che era importante era l'obiettivo di riformare la società, e quindi pensavano soprattutto che lavorando sotto cenere, lavorando diciamo in segreto, potessero organizzarsi come si organizzò per esempio in Italia la Carbonieria, per esempio, no? Per portare avanti queste istanze sociali e di rivolta che erano proprio del pensiero illuministico di quel periodo. Gli illuminati no, gli illuminati rimanevano aderenti alle radici dei Rosa Croce. A questo movimento, diciamo, appartennero dei personaggi abbastanza eccezionali che vivono un po' tra storia e leggenda, perché gli illuminati lo mantenevano davvero in segreto e non andavano a dire veramente in ciò in cui credevano e cosa volevano, quindi di loro si sa pochissimo. E sicuramente, diciamo, il barone Ignaz Edler von Born fu un grandissimo illuminato di Baviera, che fondò la loggia più importante, che viene spesso confusa come loggia massonica, ma a tutti gli effetti è una loggia di illuminati, la loggia alla vera concordia, a cui Mozart diciamo partecipò spesso come uditore. Non apparteneva a questa loggia. Lui a 28 anni entrò in quella che si dice essere la massoneria, ma in realtà Mozart non entrò mai effettivamente nella massoneria. Mozart entrò nel movimento degli illuminati, nel movimento appunto che dal punto di vista di Mozart aveva come riferimento il barone von Born. Lui entrò in una piccola loggia, la loggia alla beneficenza, tant'è vero che lui si firmava Mozart con questo pseudonimo, come tutti i membri, Mozart della beneficenza si firmava, e passò tutti i gradi regolari della gerarchia massonica, diciamo entrò come apprendista, poi passò ad essere compagno, alla fine divenne maestro, perché, ripeto, gli illuminati seguivano proprio lo stesso rituale della massoneria. Ecco perché li si confonde. La differenza è sostanziale, non è formale. La differenza è nella sostanza. Gli illuminati si tramandavano quell'insieme, diciamo, di conoscenze che veniva da molto lontano, di cui stiamo parlando in tutte queste conferenze, e che non hanno a che fare, come spesso ho detto, diciamo, con rivolte popolari o con superpoteri o con il dominio della natura intesa come materia. Anche gli alchimisti non avevano a che fare con questo tipo, diciamo, di pretese, ma avevano a che fare con la conoscenza, che è conoscenza dell'uomo. L'uomo che deve conoscere se stesso, come Dante che, diciamo, propone questo
cammino di conoscenza interiore con l'allegoria della Divina Commedia. E quindi anche queste sette, anche la setta degli Illuminati e prima di loro la setta dei Rosa Croce, avevano esattamente questo obiettivo. E si rifacevano fortemente all'antico Egitto. Tanto è vero che il loro simbolismo riprendeva spesso simboli che venivano dall'Egitto, e vediamo quindi continuamente piramidi o paramenti sacri egiziani, il simbolo dell'Ankh, o ancora vediamo sfingi, vediamo l'ibis, quindi tutta una messa in scena che in realtà simbolicamente fa risalire quella conoscenza a questo paese. E certamente il motivo è forte, perché effettivamente è nella cultura egiziana antica che noi ritroviamo perfettamente i motivi di questa cultura, di questa tradizione, come la chiamiamo, quindi anche di questa conoscenza interiore, che per gli egiziani non solo era stato, diciamo, oggetto di fondamento di una società, cioè avevano costruito sopra un'intera società, ma hanno anche tramandato, meglio che tante altre civiltà, questi concetti, anche in forma scritta, cioè nel periodo storico. Quindi lasciarono dei testi che in qualche modo furono dimenticati nel tempo, ma rimasero. Il libro dei morti degli antichi egizi è arrivato per esempio fino a noi. Quindi, diciamo, grazie a questo loro lavoro di tramandare la conoscenza, rimasero sempre un punto di riferimento. Per questo l'antico Egitto. Ed è abbastanza curioso che nel Settecento ci fossero movimenti come gli Illuminati o come anche la massoneria in generale che dicessero di saperne molto sull'antico Egitto. È curioso perché la lingua egiziana antica non si conosceva, i geroglifici non erano stati decifrati, si decifreranno con Champollion dopo le campagne napoleoniche. Quindi come facevano a parlare questi dotti, questi studiosi dell'Egitto, di cui non potevano leggere neanche una parola in lingua originale? Evidentemente, quando si parla di Egitto, si parla di una tradizione che si è trasmessa per altre vie, oralmente, o comunque dietro i simboli di altre tradizioni. Quindi, anche se non leggevano il libro dei morti, perché non lo potevano leggere, le conoscenze del libro dei morti erano arrivate ai Rosa Croce e poi passate agli Illuminati, alla massoneria, attraverso tutto un fiume di tradizioni culturali. Dante, per esempio, già nel 300, lo avete visto, diciamo, voi stessi, era perfettamente cosciente di cosa fosse la Sofia, di cosa fosse la conoscenza gnostica, tant'è vero che ci scrisse un poema della portata della Commedia e rappresentò Sofia nella figura di Beatrice. Chiaramente tutte queste cose Dante le aveva derivate da tutta una tradizione, senza bisogno ovviamente di leggere il libro dei morti. Ecco, diciamo che gli Illuminati possedevano la tradizione, i massoni solo la coreografia, e questo è stato, diciamo, sempre più vero col passare del tempo. Diciamo che la massoneria si è evoluta proprio così, con una accentuazione della coreografia e dimenticando sempre più la tradizione che in realtà non ha mai conosciuto veramente. Perché quella che noi chiamiamo veramente massoneria è proprio la parte, diciamo, più sempliciotta del movimento gnostico di cui parlava l'abate di cui ho letto la testimonianza poco fa. Quindi ecco che possiamo arrivare a un certo anno, l'anno 1791, quindi adesso siamo in pieno 700, un anno importante perché è l'anno in cui Wolfgang Amadeus Mozart compose il Flauto Magico, che vedete è l'ultima delle opere compiute che Mozart scrisse, perché lui morirà proprio nel 1791, 5 dicembre del 1791.
Quello stesso anno scrisse anche il Requiem, che però è un'opera incompiuta, rimasta incompiuta proprio perché morì. Ma chi era Wolfgang Amadeus Mozart? Ecco, ci sono delle testimonianze che ci provengono un po' da personaggi eccezionali di varie epoche, di vari secoli. Sono passati ovviamente tra noi e Mozart, ci sono un bel po' di decenni a separarci. In questi decenni, questi secoli, e ci sono tanti uomini che hanno parlato di Mozart. Einstein, per esempio, disse di Mozart, Einstein era un amante della musica, era un bravo suonatore di violino, disse: Mozart è in assoluto il compositore più grande. Beethoven, che è sempre stato un po', no, il competitore principale sul titolo del compositore più grande, Beethoven creava la sua musica, dice Einstein. Ma la musica di Mozart è di tale purezza e bellezza che sembra semplicemente trovata, esistita da sempre, come parte dell'intima armonia dell'universo, in attesa di essere portata alla luce. Io trovo molto bello questo, diciamo, modo di Einstein di parlare di Mozart, perché secondo me coglie proprio un punto fondamentale, cioè l'idea che esistano degli uomini particolarmente dotati che siano ricettori di una capacità, ma anche di idee, di concetti, di arte, che non appartiene a loro personalmente, ma quanto all'intera umanità. E la loro grandezza, la loro capacità è proprio quella di farsene portatori. Ma il messaggio, la grandezza, il genio, in qualche modo è come se non appartenesse a loro, che non appartenesse alla loro cultura, alla loro nazione, neanche alla loro epoca, ma fosse al di là dello spazio e del tempo. Questa è l'idea che rende Einstein, che di spazio e di tempo, diciamo, ne capiva abbastanza, ma parleremo di Einstein la volta prossima. Wagner, invece, grande compositore tedesco, disse di Mozart: se volessimo giudicare con correttezza e goderci in pieno il flauto magico, dovremmo metterci nelle mani di uno di quegli spiritisti che vanno così di moda e farci trasportare al Theater auf der Wieden nell'anno in cui l'opera venne rappresentata per la prima volta. Quella versione del flauto magico superò in tal misura le aspettative che non si parlava più di un individuo, ma della musica di un genio completo e sorprendentemente nuovo. Questa è la ragione per cui l'opera si erge solitaria e non è possibile accreditarla a una qualsiasi epoca in particolare. L'eterno e il terreno si fondono per ogni epoca e per ogni popolo. Quindi evidentemente anche la sensibilità di Wagner percepisce questo in Mozart. Ma quello che forse stupisce di più è il giudizio che diede il nostro Rossini, che apparteneva, diciamo, a un universo musicale abbastanza diverso da quello tedesco, un po' complementare. Lui disse: in ogni epoca i tedeschi sono sempre stati i più grandi armonisti e gli italiani i più grandi melodisti. Ma da quando il Nord ha prodotto un Mozart, noi del Sud siamo stati imbattuti sul nostro stesso terreno, perché egli si innalza al di sopra delle nazioni, unendo in sé l'incanto della melodia italiana e tutta la profondità dell'armonia tedesca. Egli è il solo musicista che possieda, nel medesimo grado, sapienza e genio. E questo è un altro bellissimo giudizio che viene dato su Mozart, soprattutto questa osservazione del fondere sapienza e genio. Perché vedete, nell'idea di Rossini la sapienza era la tecnica, la capacità, diciamo, di essere virtuoso di uno strumento o di una tecnica di composizione, mentre il genio rappresentava appunto l'ispirazione, il talento, tutto ciò che è innato. E di solito il genio veniva più riconosciuto al mondo italiano, che in quell'epoca, dal punto di vista musicale, si esprimeva proprio con questa vivacità e con questa ispirazione così sincera e profonda. In Mozart
lo spirito che animava l'uomo sembrava veramente andare al di là della nazionalità. Cioè Mozart poteva essere visto come italiano o tedesco al tempo stesso, proprio perché riusciva, evidentemente, questo è quello che ha suscitato sui suoi contemporanei, anche sui posteri, riusciva ad esprimere delle caratteristiche che sono universali, che appartengono all'uomo in quanto tale e non a una cultura particolare. Tenete conto che Mozart era un ribelle come spirito, era uno che non è mai stato, diciamo, ai patti con la società del suo tempo, non ha mai accettato, per esempio, le imposizioni. Era una società, chiaramente, che avanzava tutte le rivendicazioni di cui parlavo, perché era una società fortemente oppressiva dal punto di vista del potere. I musicisti all'epoca, Mozart era un musicista al soldo di un prelato, di un arcivescovo Colloredo, erano sorte di servi. Addirittura dovevano vestire proprio lo stesso abito dei servitori. Erano stipendiati, pagati per fare quello che gli veniva commissionato. Mozart, col suo spirito ribelle, col suo spirito libero, perché questa è la prima cosa che ispira la musica di Mozart quando la ascoltate, no? Un senso profondo di libertà, ecco che non ha mai aderito a un canone, a uno schema, proprio perché è sempre stato uno spirito libero. Questo lo ha portato ad andare al di là anche della sua cultura tedesca, della cultura tedesca in cui crebbe e in cui, diciamo, si formò anche musicalmente. Sull'eccezionalità del personaggio non ci sono dubbi. Già a 3 anni lui comincia a suonare, suona il clavicembalo e il violino, principalmente sotto l'addestramento, l'educazione del padre, che era comunque anche lui un valente musicista. A 6 anni compone il suo primo minuetto e una sonata, quindi era un vero e proprio bambino prodigio. Durante un viaggio a Londra compone la sua prima sinfonia, ispirandosi a Bach. A 16 anni lui aveva già scritto 135 lavori, a 16 anni, e aveva suonato nelle più grandi corti d'Europa alla presenza dei regnanti dell'epoca, da Maria Teresa d'Austria a Luigi XV. Era una sorta anche di fenomeno da baraccone, perché era conosciuto a corte, in queste corti dell'epoca, quando arrivava Mozart, arrivava una sorta di spettacolo ambulante che veniva osservato come una scimmia ammaestrata, disse una volta un nemico del padre Leopold, del padre di Mozart. Ma se voi andate nella reggia di Vienna, nella reggia che fu di Maria Teresa d'Austria, vedete dei dipinti di corte in cui è rappresentato, insieme a tante dame, a tanti dignitari, anche il piccolo Mozart. Ce ne sono addirittura 3, per cui era effettivamente un personaggio pubblico da piccolo. Chiaramente, crescendo, si rivelò il suo grandissimo talento, non rimase solo un enfant prodige. Il suo periodo fondamentale fu quello viennese. A un certo punto lui, nato a Salisburgo, si trasferisce a Vienna, proprio perché non vuole più lavorare, ecco, a commessa, non vuole più lavorare, sotto stipendio del vescovo Colloredo, e quindi comincia a lavorare alle grandi opere, perché Mozart è sempre stato affascinato dall'opera e dall'idea di poter scrivere opere. Era affascinato dall'opera italiana, era affascinato dal melodramma, questa idea che la musica si fondesse con le parole, si fondesse con la scrittura di un libretto, non solo, ma che non fosse soltanto musica religiosa e musica stereotipata, ma
fosse anche musica fantasiosa, fosse opera buffa, tutto quel divertimento e quella vivacità che aveva introdotto nel mondo della musica l'opera italiana. Quindi questo non riusciva a farlo alla, diciamo, al servizio dell'arcivescovo Colloredo, quindi si trasferì a Vienna, dove scrisse le sue grandi opere, capolavori che, diciamo, sono rimasti nell'immaginario collettivo. Nel 1786 scrive Le nozze di Figaro, che fu un trionfo, seguito subito dopo dal Don Giovanni, un altro trionfo che addirittura, diciamo, si propone come una sorta di anticipatore nel Settecento del movimento romantico. Quindi col Don Giovanni l'opera illuminista comincia in qualche modo a trasformarsi. Don Giovanni è un po' il primo eroe romantico dell'opera musicale. E Mozart ha quindi persino questa capacità, quella di vivere a cavallo, di rappresentare un po' un'intermediazione tra la realtà dell'illuminismo che sta vivendo e quella del romanticismo che ha da venire da poco, da lì a poco. Quindi veramente, diciamo, anche questa straordinaria capacità di anticipare i tempi, visionaria, fa di Mozart un genio. Nel 1790 poi scriverà Così fan tutte, intanto avrà conosciuto anche quel famoso librettista che fu Da Ponte, con cui collaborò moltissimo. Ma nel 1791 arriva il momento di scrivere un'opera che in qualche modo è straordinaria. 1791 è un anno particolare per Mozart. Mozart, che ha scritto di tutto, che è diventato veramente il re della musica, anche se il suo successo maggiore lo ebbe dopo la morte, ma già all'epoca era considerato, soprattutto dagli addetti ai lavori, un re della musica. Ecco che Mozart è come se arrivasse a una maturità particolare. Il 1791, che sarà anche l'anno della sua morte, è un anno speciale. E nel Flauto Magico noi vediamo un po' una sorta di summa di tutto il percorso espressivo di questo autore straordinario. Quando morì, Mozart arrivò a lasciarci 400 opere, morì a 36 anni, quindi, diciamo, a un'età oltretutto molto prematura, eppure a 36 anni era riuscito a comporre, diciamo, quello che in qualche modo vi ho riassunto molto succintamente. Ovviamente non è che compose solo opere, compose concerti, sinfonie, compose di tutto, per cui, diciamo, rimase famoso e indiscutibilmente un punto di riferimento nella storia della musica. Diciamo che c'è un denominatore comune in tutte le opere di Mozart, fino ad arrivare anche al Flauto Magico, quindi è comune anche col Flauto Magico. E questo denominatore comune è certamente la modernità. Mozart, per esempio, è incredibilmente orecchiabile, no? In un momento storico in cui, diciamo, la musica era estremamente schematica, voleva raggiungere degli effetti particolarmente sofisticati, ecco che Mozart invece cerca moltissimo la melodia. Per un tedesco è particolarmente, diciamo, particolarmente notevole, curioso addirittura. Quindi vuole superare Mozart, vedete, la superficialità della musica di maniera, cioè la superficialità di scrivere qualcosa che sia musica, così come sia scritto letterale, che sia soggetto a un'imposizione, a uno schema, che limiti in qualche modo la libertà e il talento. Ecco che Mozart in questo senso è esplosivo, senza neanche preoccuparsi che quello che fa debba essere perfettamente compiuto, come invece si preoccupavano soprattutto i musicisti del suo tempo. In qualche modo la perfezione per Mozart era soprattutto il saper improvvisare, il sapere essere fantasiosi al massimo del, diciamo, del possibile, delle possibilità umane.
sostenuto sempre comunque da una tecnica e da un sapere, come diceva Rossini, che era perfetto. Mozart è stato un grandissimo esecutore, un grandissimo pianista, un quindi grandissimo possessore della tecnica del suonare. Ma ciò che lo distingue dai grandi virtuosi della sua epoca, persino da Beethoven, è sicuramente questa modernità, questa capacità di innovare. E quindi in qualche modo Mozart è più semplice da ascoltare per le orecchie di un uomo di oggi che per le orecchie dei suoi contemporanei. Questo può sembrare strano, ma proprio in una società come la nostra, no, ineducata alla musica di grande valore, arrivata diciamo ormai dal punto di vista musicale, così come in tutte le altre arti, a scadere moltissimo nella superficialità, ecco che Mozart arriva pure a chi non lo comprende, non avrebbe diciamo i mezzi tecnici e l'educazione necessaria a comprenderlo, cioè Mozart è anche immediato. In qualche modo si può accostare a tante star pop della nostra cultura, ai Beatles, a Morrison, a Freddie Mercury, quelli che vengono chiamati spesso genio e sregolatezza, no? Cioè quelli che sono mossi soprattutto dal fuoco sacro di creare al di là della perfezione stilistica dell'opera che stanno facendo. Mozart, ripeto, la perfezione stilistica la raggiunse pure. Ma ecco, anche altri suoi contemporanei avevano delle capacità musicali di grandissimo rilievo. Sapete che in quel periodo, diciamo, i grandi musicisti non mancavano. Basta citare Beethoven e già, diciamo, ne abbiamo l'idea. Ma la modernità di Mozart non ce l'aveva nessuno. E allora sorge questa domanda, no? La domanda: com'è che accostiamo il nome di Mozart alla tradizione? Lui che appunto era così moderno. Cosa c'entra Mozart con l'ermetismo, con l'agnosi, no? E poi addirittura con l'antico Egitto, quindi con le mummie addirittura. Ecco, il problema è che forse noi non capiamo bene cosa significa tradizione gnostica quando ci chiediamo questo. Noi pensiamo che questo pensiero antico non abbia nulla a che vedere con il progresso, con l'idea di cambiare le cose, con l'idea di andare avanti, con l'idea di innovare. La gnosi era invece profondamente innovativa. La tradizione, nel mantenimento dei suoi simboli, nella tradizione appunto, nel mantenere in qualche modo intatte le conoscenze attraverso il tempo, proponeva una dinamica per l'uomo. Non un uomo statico, men che meno un uomo che dovesse essere assoggettato a qualche principio di autorità. Quindi diciamo che Mozart, come vi dicevo, spostatosi a Vienna, quindi venuta meno proprio l'autorità di questo vescovo con cui non voleva più lavorare, che lo trattava malissimo, lo trattava come un servo, cominciò, ecco, a scrivere Singspiel, musica per opere che erano in qualche modo composte non soltanto da parti cantate, ma anche da parti recitate. E tra l'altro in maniera diversa rispetto al melodramma, dove diciamo le parti recitative sono accompagnate dal canto, nel Singspiel invece abbiamo parti recitate come vengono recitate a teatro. Quindi in qualche modo questa opera, questo tipo di opera, fondeva teatro e musica, fondeva due generi artistici distinti, e questo attirava molto Mozart. L'ultimo Singspiel che lui scrisse fu proprio il Flauto Magico, ma prima si era cimentato con questo genere in altre opere, a partire diciamo dal Ratto dal Serraglio, che aveva diciamo delle influenze di tipo
turco orientale e che diciamo era fortemente pervaso dal comico, dall'ispirazione divertente, da tutto ciò che in qualche modo potesse introdurre allegria all'interno della composizione. E questo è caratteristico di Mozart, l'allegria. L'allegria che è un'allegria mai superficiale, è un'allegria che quasi nasce da un ritrovare la gioia all'interno di sé e quindi ad avere un grande amore per la vita che si sta vivendo. E l'allegria è come se venisse dalla consapevolezza che la vita è un bene davvero importante, un bene che ha dei risvolti essenzialmente gioiosi. Questo è come se Mozart riuscisse non solo a capirlo, sicuramente lui di per sé, ma a comunicarlo incredibilmente. Però è difficile descrivere la musica di Mozart. Io poi non sono un musicologo, prima si parlava con qualcuno di musicologo, quindi come chiunque di voi posso soltanto apprezzarla. Ci sono molti che hanno tentato di spiegare la musica di Mozart. Io non credo che si possa spiegare la musica di nessuno, neanche meno quella di Mozart. C'è un film che fu girato nel 1984, di cui tutti avrete sentito parlare, Amadeus, un film di Milos Forman, che ricostruisce in qualche modo la vita di Mozart e la ricostruisce in modo abbastanza romanzato, quindi neanche troppo aderente alla realtà, però sicuramente, diciamo, è l'espressione di come questo regista vedesse Mozart, una sorta di interpretazione di Mozart, e soprattutto introduce un personaggio particolare che nella vita di Mozart ebbe un'importanza notevole, questo musicista italiano Antonio Salieri, di cui si disse in relazione a Mozart si dissero molte cose, che era un suo grande rivale, che addirittura aveva una grande gelosia e una grande invidia nei confronti di questo musicista, che addirittura alcuni dicono fosse coinvolto in azioni criminali nei confronti di Mozart stesso, o addirittura avesse partecipato alla morte di Mozart, all'assassinio di Mozart. Chiaramente si tratta di tesi infondate e molto fantasiose, ma certamente nel film di Forman Salieri è reso in maniera molto artistica. A un certo punto parla di questo suo rivale, che però ammira particolarmente, in modo tale da descrivere la sua musica. Lui tenta di descrivere la sua musica. Allora vi vorrei fare vedere questi pochi minuti di questo filmato in cui Salieri parla della musica di Mozart. Sulla pagina sembrava niente, un inizio semplice, quasi comico, appena un palpito, con fagotti, corni di bassetto, come lo schiudersi di un vecchio cofano. Dopodiché, a un tratto, ecco emergere un oboe. Una sola nota sospesa immobile. Finché un clarinetto ne prende il posto, addolcendola con una frase di una tale delizia. Quella non era la composizione di una scimmia ammaestrata. No, era una musica che non avevo mai udito. Espressione di tali desideri, di tali irrefrenabili desideri. Mi sembrava di ascoltare la voce di Dio. Mi scusi. Ma perché? Perché Dio avrebbe scelto un fanciullo osceno quale suo strumento?
era incredibile. Quel pezzo doveva essere un caso. Per forza. Guai se non lo fosse stato. È sicura di non poter lasciare qui la cartella per poi ritornare a riprenderla? Lei mi sta tentando. Ma è impossibile, purtroppo. Wolfgang farebbe una pazzia se non riuscisse a trovarli. Sa, sono tutti originali. Originali? Sì, lui non fa mai copie. Questi sono originali? Stupefacente. In effetti io non credevo ai miei occhi. Erano le prime, non le sole stesure delle sue composizioni. Non c'era traccia di correzioni, di nessun genere, nemmeno una. Lui aveva soltanto messo sulla carta la musica già finita nella sua testa. Pagina dopo pagina, come se le avesse scritte sotto dettatura. E musica. Perfetta, come mai musica era stata. Sposta una sola nota e si immiserisce tutto. Sposta una sola frase e la struttura crolla. Era chiaro per me che la musica che avevo udito nel palazzo dell'arcivescovo non era stata un caso. Ecco di nuovo la vera voce di Dio. Ciò che contemplavo attraverso la gabbia di quei meticolosi tratti di inchiostro era di un'assoluta bellezza. Quindi, la voce di Dio. Anche se la ricostruzione è completamente romanzata, la musica che Salieri sta commentando, che sentite nel sottofondo della prima parte, è verissima. È l'adagio della gran partita, serenata K361, una musica che sorprende il compositore italiano, vedete, che si sorprende anche per altre cose, leggendo appunto gli spartiti che Mozart scrive senza nessuna correzione, perché sembra che lui la musica ce l'abbia direttamente in testa, che scriva sotto dettatura addirittura, come se quindi in qualche modo, questa è la suggestione, ci fosse un grande musicista fuori dal suo corpo, fuori anche dalla sua mente, che gli suggerisse un musicista divino. Sulla carta sembrava un niente, un inizio semplice, quasi comico, appena un palpito, con fagotti, corni di bassetto, come lo schiudersi di un vecchio cofano. Dopodiché a un tratto ecco emergere un oboe. Una sola nota, sospesa, immobile. Vedete, questa è la creazione. Questa è proprio la creazione in senso mitico, no? Perché in senso mitico la creazione negli antichi miti
Era proprio questo. Una sola nota, sospesa immobile, il grido della Finice, il mitico uccello Bennu degli Egizi. Lo spirito di Ra che risplende, crea con una nota, con un solo suono, finché un clarinetto non ne prende il posto. Diciamo, addolcendola, dice Salieri, con una frase di una tale delizia, perché vedete l'oboe, questa nota che aveva sentito prima, l'oboe annunciava qualcosa che stava avvenendo, non spiegava niente, perché la creazione è vista così, è vista come qualcosa che non si spiega, è come l'annuncio di qualche cosa che dovrà ancora venire. Il clarinetto invece parla, comunica, stabilisce una comunicazione con il creato. È proprio il concetto di logos divino, questo è il concetto di logos. Questi sono i tre momenti. Prima c'è l'uno, che è indifferenziato, no? Vedete? Un niente, un inizio semplice, quasi comico. Non si capisce niente, è tutto indistinto. Poi una nota. Ecco che quella nota è l'atto creativo. Quella nota segna il due, segna l'esistenza di un altro, di qualche cosa che si vuole cominciare ad amare, ma per amarla occorre stabilire una comunicazione, non basta una nota. Allora il clarinetto fa intendere che si comincia questa comunicazione, ma non è la creazione di una scimmia ammaestrata, dice ancora Salieri. Non c'è niente di manieristico, non c'è niente di già sentito, è tutto nuovo, lui non lo ha mai sentito, perché la vera creazione questo è. Oggi, no? Quando andiamo a giudicare le cosiddette opere d'arte o anche semplicemente opere artistiche, abbiamo in mano un libro, stiamo sentendo una musica, sappiamo veramente capire cosa è arte e cosa non lo è, cosa è davvero creazione e cosa non lo sia. Ecco, chiaramente quello che distingue un'opera artistica, non dico neanche d'arte nel senso eccesso del termine, una qualunque opera artistica, da qualcosa che è semplicemente un esercizio manieristico, è proprio l'originalità, è proprio il fatto di esprimere qualcosa che non si è mai sentito, e c'è sempre la possibilità per l'artista di essere originale. Mozart sicuramente è stato proprio l'artista originale per antonomasia. Dice ancora Salieri un'altra cosa interessante, il Salieri ovviamente di Forman, dice: non era la composizione di una scimmia ammaestrata, era una musica che non avevo mai udito, espressione di tali desideri, di tali irrefrenabili desideri, perché questa è la creazione deve essere espressione di un desiderio, dell'amore, a partire dall'amore irrefrenabile che Dio vuole provare quando dà origine al creato, all'amore che il creato stesso, che ogni essere umano vuole provare quando inizia a creare, perché questa è la creazione di qualunque cosa. Nel mito è così, per questo si può ben dire che quando siamo davanti a un'opera d'arte veramente sembra di ascoltare la voce di Dio, è come se si ripetesse su questa terra e nel concreto qualcosa che, diciamo, ebbe luogo addirittura per la divinità. Vi ho fatto sentire questo estratto e vi ho parlato un attimino di questa suggestione che possiamo ritrovare in questo componimento di Mozart, per introdurvi adesso al flauto magico, a questa opera piena di simbolismi che sono molto più espliciti di quello che vi ho appena suggerito per quanto riguarda, diciamo, una composizione qualunque di Mozart. Sono simbolismi invece fortemente immersi all'interno di questa opera che, come vi dicevo, ha un'ispirazione misterica, ermetica, egiziana. Un'opera che, se volessimo descriverla, potremmo descriverla molto velocemente come una fiaba.
una semplice favola in cui gli elementi sono quelli caratteristici delle favole che raccontiamo ai bambini. C'è il principe, c'è la principessa, il principe vuole salvare la principessa dal perfido che la tiene rapita. E potremmo finire qui e magari anche divertirci nel vedere appunto un'opera che, come vi ho detto, è piena di elementi giocosi, divertenti ed è molto godibile. Ebbe infatti un successo popolare notevole. Ma in realtà dietro questa favola si cela un discorso estremamente complesso, estremamente profondo, di cui certamente il librettista, di cui vi parlerò dopo, non si sa bene neanche esattamente chi sia stato, era consapevole, ma certamente era consapevole chi compose la musica, perché vedete, il flauto magico esprime il suo messaggio attraverso la musica, al di là delle parole. E voi potete ascoltarlo in tedesco, lo potete ascoltare in svedese, se per esempio vedete quel bellissimo film di Ingmar Bergman che, diciamo, riprese il flauto magico e però lo espose in svedese, è la musica che vi spiegherà di cosa sta parlando Mozart, senza usare le parole. L'eroe, perché c'è un eroe in questa opera, che io definirei più una tragedia che una commedia, l'eroe è il principe Tamino, un principe quindi, un figlio di re. Un re egiziano, si immagina che siamo in Egitto, e quindi questo è un principe egiziano. L'eroe all'inizio dell'opera è aggredito da un mostro, un drago. Spesso viene riprodotto, diciamo, con effetti scenici, questo drago viene costruito in qualche modo, con fantasia da parte dei coreografi. Ma quello che stupisce è che questo eroe è un eroe che ha una paura incredibile. Questo eroe è terrorizzato dall'apparire di questo mostro, di questo drago. Chiede aiuto continuamente, dopo aver tentato una fuga che non gli riesce. E alla fine sviene, di fronte appunto al pericolo. Quindi non è l'eroe classico che affronta, no, il pericolo in maniera spavalda e vince l'avversario. No, non è così. È invece un uomo disperato. E il drago introduce proprio questo, introduce un elemento di paura, anzi di disperazione. Tamino è l'uomo che prende coscienza di uno stato di sofferenza, della propria sofferenza. Una coscienza che ha anche squilibrio, ricorda molto Dante, no? Nella Selva Oscura. E come Dante lui incontra una fiera, Dante ne incontra tre. Tamino incontra un drago, probabilmente il riferimento, parlando dell'Egitto, è al mitico serpente Apophis, questo drago serpente che affronta Ra durante il viaggio nella notte di Ra e rappresenta proprio il pericolo che Ra deve affrontare per arrivare a rinascere il giorno dopo, di nuovo come sole nascente. Quindi diciamo che l'allegoria è chiarissima, proprio con rimando al serpente Apophis, così come è chiaro che stiamo rivedendo qualcosa che abbiamo già visto persino nella Divina Commedia. Anche nella Divina Commedia Dante, alla fine del primo canto, sviene. A questo punto il drago però viene ucciso dall'apparire di tre dame, compaiono questi elementi femminili, tre dame che sono emissarie della regina della notte, la regina di questo regno immaginario in cui è ambientata l'opera. E queste dame, dopo aver, diciamo, visto che Tamino, aver preso atto che Tamino era svenuto, vanno ad avvisare la regina dell'accaduto, cioè che è arrivato un eroe e che questo eroe è adesso svenuto dopo che loro hanno ucciso il drago. In generale succede che tutti noi ci sentiamo qualche volta salvati da un aiuto esterno quando prima ci siamo sentiti in pericolo. Quindi
Quindi in qualche modo, diciamo, l'intervento delle tre dame questo rappresenta l'aiuto che può venire dall'esterno. Ma la salvezza che viene dall'esterno è realmente una salvezza? È come se il flauto magico a questo punto ci mettesse davanti questa domanda. Cioè Tamino è stato davvero salvato? Lui si risveglia, vede che il drago è morto, si consola quindi al vedere che il drago è morto, ma è proprio a questo punto che arriva una strana figura sulla scena. Una figura bizzarra, un uomo coperto tutto da piume, che porta una gabbia di legno sulle spalle, è destinata a questa gabbia a accogliere gli uccelli catturati, perché quest'uomo, che si chiama Papageno, è l'uccellatore reale, il cacciatore di uccelli della regina della notte. E c'è un dialogo abbastanza divertente, abbastanza anche surreale, tra Tamino e questo Papageno. Papageno si mostra come un uomo comune, un sempliciotto, insomma. Un uomo che non ha molto da chiedere alla vita, se non quello di bere un buon bicchiere di vino, magari di una donna con cui dividere le notti fredde. Quindi, diciamo, l'uomo ordinario, l'uomo che vuole vivere in santa pace, l'uomo che vuole anche farsi una famiglia per garantirsi, diciamo, una sua tranquillità e non vuole porsi troppe domande a cui, tra l'altro, non saprebbe neppure rispondere. Per ingraziarsi Tamino gli racconta che è stato lui ad uccidere il drago con le proprie mani, no? Però proprio in quel momento arrivano le tre dame che si sono viste prima, che sentendo Papageno che si stava vantando per questa impresa, gli mettono un lucchetto d'oro alla bocca e invece consegnano a Tamino il ritratto di una fanciulla. Questa fanciulla è Pamina, la figlia della regina della notte. E, diciamo, alla vista di questo ritratto, Tamino si innamora soltanto vedendo il ritratto. Non ha mai visto una fanciulla più bella e che trasmetta un'idea di amore superiore a quella. Le tre dame spiegano a Tamino che la fanciulla è la figlia della regina della notte, una principessa, ed è stata rapita da Sarastro, che loro definiscono come un demonio. Quindi come il personaggio cattivo di questa storia. Allora Tamino subito giura che salverà Pamina, si impegna e proprio in quel momento si sentono tre colpi di tuono che annunciano l'arrivo di questa regina della notte, che chiaramente è il personaggio più inquietante in questa prima parte dell'opera. Astri fiammante, così si chiama la regina della notte. E nel presentarsi, questa regina fa una, diciamo, un'apparizione abbastanza coreografica su un carro divino. Prima comincia un lamento anche molto commovente, di madre disperata a cui è stata rapita la figlia, di cui non sa più nulla, non sa neanche se sia viva o morta. E poi in una seconda parte, di quella che è un'aria tra le più famose, tra quelle scritte mai da Mozart, e forse anche una delle più belle arie, non si può non rimanere affascinati. E in questa seconda parte, dicevo, la regina si rivolge a Tamino e gli chiede, anzi quasi quasi è come se glielo imponesse, di salvare la figlia, e lui accetta. E io vi farei vedere adesso un piccolissimo riassunto delle cose che vi ho detto. Rettet, rettet, schützt mich, ach schützt, schützt, rettet, rettet.
Absichten lebe? Oder hat eine höhere Macht mich gerettet? Wie? Die Schlange tot? Was höre ich? Wo bin ich? Welch unbekannter Ort? Aha! Herrscht. Darum nennt man mich Prinz. Länder, Menschen, langsam, lass mich fragen. Nun sag du mir, in welcher Gegend wir sind. Welche Gegend? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, dass nicht weit von hier meine Strohhütte steht, die mich von Kälte und Regen schützt. Aber wie lebst du? Von Essen und Trinken wie alle Menschen. Wodurch erhältst du das? Tausch durch Tausch. Ja, ich fange für die sternflammende Königin verschiedener Vögel. Dafür halte ich täglich Speis und trank von dir. Stern? Piccolo montaggio di brani giusto per entrare nell'atmosfera di questa opera, riassumere anche con qualche immagine quello che vi ho già detto a voce. Vedete che a un certo punto a Tamino viene consegnata una missione da compiere. Andata via la regina della notte, le tre dame consegnano a Tamino un flauto, dicendogli che quel flauto è magico perché, diciamo, ha dei poteri particolari che gli saranno utili in seguito. In realtà alla fine dell'opera si apprenderà che questa magia del flauto è una magia alchemica, perché questo flauto è stato ricavato dalla radice di una quercia secolare, quindi contiene dentro di sé l'elemento terra, perché è fatto ovviamente di legno, è stato tagliato in una notte di tempesta, quindi c'erano presenti l'elemento fuoco e l'elemento acqua, e suona facendo vibrare, diciamo, la voce,
quindi attraverso l'elemento aria. L'unione di questi quattro elementi nel mondo dell'alchimia rappresenta la coscienza che si ha del mondo stesso e quindi la consapevolezza che può aiutare l'uomo a superare qualunque sventura. Quindi dopo aver liberato anche Papageno dal lucchetto che gli avevano messo alla bocca, ecco che Tamino si trova ad avere anche un compagno di viaggio, deve andare a liberare la principessa e sarà accompagnato in questa sua avventura da Papageno, da questa sorta di sempliciotto, di uomo semplice. Tuttavia anche l'uomo semplice ha un simbolo con lui, un'arma, se vogliamo, che lo potrà aiutare nei momenti di difficoltà. Le tre dame danno a Papageno un carillon d'argento, quindi così come Tamino ha il flauto. Papageno non è molto contento, diciamo, dell'incarico ricevuto. Avete visto anche una sua rappresentazione abbastanza folcloristica in questa edizione del Flauto Magico, che è un'edizione diretta dal maestro Muti alla Scala di Milano per un po' di anni fa. E non è un uomo che va, Papageno, alla ricerca di avventure, alla ricerca di gloria, ma tuttavia, diciamo, dimostra di collaborare, di volere collaborare, soprattutto perché viene non troppo velatamente minacciato dalle tre dame, che gli dicono devi in qualche modo collaborare. E quindi questi due strani, questa coppia abbastanza strana di avventurieri vanno alla ricerca della principessa rapita. Sono scortati, hanno una guida a fargli strada. La guida sono tre fanciulli che vengono definiti dolci e teneri, che sono indiscutibilmente buoni. Qui questo discorso di ciò che è buono e ciò che non è buono è molto importante nell'economia della comprensione del flauto magico. Già cominciamo a porci queste domande su ciò che sia buono e ciò che non è buono già da queste prime scene. Per esempio, potrebbe subito venirci di assegnare alla regina della notte e alle sue dame il ruolo dei buoni, che in qualche modo vogliono appunto salvare la principessa rapita, e quindi anche Tamino è un buono da questo punto di vista, mentre già abbiamo sentito parlare di un personaggio cattivo, di un sarastro che è andato a rapire la principessa. Quindi, diciamo, questa necessità di dover comprendere ciò che è buono e ciò che è cattivo ce la porteremo avanti per tutta l'opera, ed è un punto fondamentale su cui attiro fin da ora la vostra attenzione, perché l'opera si basa proprio sulla difficoltà di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso e soprattutto ciò che è vero da ciò che appare, perché non tutto ciò che appare è vero. I tre fanciulli però sono innegabilmente buoni, ve lo dico già da adesso. Anzi, rappresentano una forza un po' archetipica dell'essere umano, l'innocenza della fanciullezza, che se riusciamo a ritrovare dentro di noi, in qualche modo ci viene in aiuto nei momenti di difficoltà. Una interpretazione un po' particolare di guida, vedete? Anche Dante aveva una guida. La guida di Dante era Virgilio, la ragione. Qui invece non è che non ci sia una guida razionale, anche i tre fanciulli in un certo senso esprimono una saggezza, ma è la saggezza dell'innocenza, che è qualcosa di un po' diverso. Se non si ritrova questa saggezza dell'innocenza, è come se ci dicessero non ci si può salvare dal pericolo. Comincia quindi un viaggio che a tutti gli effetti è un viaggio iniziatico. Questo lo si capisce subito anche dall'ambientazione. Lo scopo dichiarato è quello di liberare la principessa dalle grinfie del malvagio, e soprattutto un'altra cosa fondamentale è che quello che spinge, diciamo, Tamino nella sua opera, nella sua impresa, non è la gloria, non è l'ambizione, ma è l'amore.
lui si è innamorato della figura che ha visto sul ritratto. Ma ancora di più, questo amore, proprio per la sua natura, abbastanza anche disinteressata, non è, diciamo, connotato da un punto di vista materialistico. È l'amor che muove il sole e le altre stelle di Dante, per intenderci. È l'amore di Dante per Beatrice. E cioè quell'amore che spinge l'uomo non comune, perché Tamino non è un uomo comune, è Papageno l'essere l'uomo comune, lo spinge alla ricerca di qualcosa che lui considera importante, che lui considera sacro. Questo è l'amore, è ciò che è la molla che ci spinge a cercare, ad andare oltre i nostri attuali limiti. Quindi Pamina, vedete, più che essere un obiettivo di Tamino, è quasi un mezzo, anzi tolgo pure il quasi, funge un po' da Beatrice della situazione, perché ciò che veramente sta cercando Tamino è ciò che lo deve salvare da quella paura iniziale che lui aveva. Era disperato, vi ricordate, quando apparve il drago. È stato momentaneamente salvato, nel senso che qualcuno gli ha dato un palliativo per fermare momentaneamente la sua paura, ma Tamino è ancora l'uomo alla ricerca di se stesso. E allora Pamina, l'amore, è il mezzo per trovare questo se stesso, non è l'obiettivo, quindi. Mentre, diciamo, Tamino e Papageno anche iniziano questo loro viaggio, la scena si sposta nel posto in cui la principessa è tenuta prigioniera. È tenuta prigioniera da Sarastro, ma il vero carceriere è un servitore di Sarastro, un moro, un uomo di colore nero, che si chiama Monostatos, che è un personaggio anche abbastanza particolare, perché è un servitore di Sarastro, ma in qualche modo lo tradisce. Lui cerca di conquistare la principessa, gli fa delle avance, gli fa delle proposte abbastanza audaci, invece di preoccuparsi soltanto di sorvegliarla, e rappresenta in quel momento il pericolo più importante per Pamina stessa, per la principessa stessa, che si deve difendere proprio da questo personaggio così ambiguo. L'ambiguità di Monostatos è simile all'ambiguità che hanno i tre fanciulli, perché vedete, come vi dicevo prima, non è tutto come appare. In realtà, diciamo, noi vedremo che quello che viene considerato l'elemento malvagio, l'elemento cattivo, cioè Sarastro, non lo è effettivamente. Scopriremo invece che, diciamo, quello che muove Sarastro, quello che muove questo personaggio, non è un istinto di malvagità. Quindi scopriremo anche che la regina della notte non è quella che sembra, cioè non è semplicemente una madre addolorata che sta cercando di salvare la figlia. E quindi vedete che questo bene e male non sono nettamente distinti in quest'opera, ma anzi sono fortemente ambigui. E addirittura ci sono elementi che fanno parte della schiera che sembra essere la schiera del bene, che prendono una connotazione negativa, e viceversa. Per esempio, da quello che vi ho appena detto, è la regina della notte ad essere veramente la cattiva. E però i tre fanciulli che guidano Tamino dimanda proprio la regina della notte. Così come è Sarastro ad essere veramente il buono. E però Monostatos, che è il servitore di Sarastro, è un elemento negativo. Quindi è come se tra queste due forze, bene e male, ci fossero continui interscambi e non si riuscisse a distinguere. Fino alla fine noi non sapremo effettivamente distinguere. Avremo delle informazioni via via più precise, ma saremo costretti a porci sempre la domanda: cos'è davvero bene e cos'è davvero male?
A un certo punto, in questo luogo dove è tenuta prigioniera Pamina, arriva Papageno. Arriva prima di Tamino, questo è un po' strano, no? È come se lo precedesse. Incontra la principessa, incontra Pamina, che è disperata, e gli spiega che c'è qualcuno che sta venendo a salvarla, che non deve temere, che questo qualcuno è fortemente innamorato di lei e sicuramente si tratta di un nobile e valoroso principe e la salverà. E, diciamo, Pamina risponde a questa opportunità in maniera entusiasta, chiaramente, cioè riconosce l'importanza dell'amore come mezzo di salvazione e aspetta che arrivi il Salvatore. Ma intanto anche Tamino sta procedendo nel suo viaggio, anche se un po' attardato rispetto a Papageno, guidato sempre dai tre fanciulli, si ritrova in una scena particolare, una scena che svela proprio il significato alchemico dell'opera. Si ritrova davanti a dei templi, tre templi, immersi in un bosco sacro, quindi diciamo in uno scenario anche abbastanza inquieto. I tre templi sono quello della sapienza, quello della natura e quello della ragione. Dapprima Tamino bussa alle porte del tempio della ragione e del tempio della natura, ma non trova risposta, nessuno gli apre. Poi bussa alla porta del tempio della sapienza. E finalmente qui gli viene consentito di entrare. Là si trova un personaggio, un sacerdote, un fratello oratore, che accetta di parlare con Tamino e gli chiede soprattutto, subito, che cosa sia venuto a cercare in quel posto. Tamino gli risponde, lui è venuto a cercare di possedere l'amore e la virtù. Tutte le frasi che vengono pronunciate devono essere intese come formule esoteriche che hanno dietro un significato simbolico. Il sacerdote, per esempio, risponde a questa, diciamo, affermazione di Tamino rispondendogli che a lui non sembra che lui sia mosso da amore e da virtù, lo fa per provocarlo. Lui invece teme che lui sia mosso da vendetta, da un senso di vendetta e da una voglia di far del male a qualcuno, di uccidere qualcuno. E là Tamino gli risponde di non essere mosso da un senso di vendetta, ma da un senso di giustizia, di voler combattere l'iniquo, ciò che non è equo. Vuole sapere dal sacerdote se Pamina è viva, vuole sapere qualcosa di quel luogo in cui si trova in quel momento. E questo oratore, diciamo, non è molto loquace, glissa continuamente sulle domande, è come se volesse mantenere un segreto, perché rappresenta chiaramente l'aspetto iniziatico della sapienza. La sapienza non è qualcosa che si conquista facilmente, noi facciamo delle domande, no? Alla sapienza, ma la sapienza non è che ci risponde così immediatamente, c'è una fatica da affrontare e lo vedrà Tamino di che fatica si tratterà. L'unica cosa che gli dirà l'oratore è che Pamina è viva, che comunque è un'informazione, diciamo, che per Tamino è abbastanza importante, abbastanza rilevante. Poi Tamino formula una domanda che è più insidiosa delle altre. Dice: quando sparirai, o eterna notte? Quando il mio occhio troverà la luce? Questa domanda oscura è, diciamo, è come se facesse sparire la tensione che c'era fino a quel momento tra lui e l'oratore. È come se si chiarisse che il personaggio Tamino ha chiaro il suo obiettivo, ha preso coscienza. La coscienza è quando sparirà l'eterna notte. Tamino capisce di essere immerso in una notte oscura. È la selva oscura di Dante. È la stessa cosa. Il principe, l'uomo principe, ha capito
qual è il punto di partenza, non il punto d'arrivo. E quindi a questo punto il sacerdote gli può anche rispondere. Quando il mio occhio troverà la luce? Il sacerdote gli risponde: o giovane, presto o mai. Anche qui, diciamo, la frase è molto sibillina. L'oratore spegne la luce in quel momento e se ne va, lasciando solo Tamino. A questo punto, diciamo, c'è un coro che interviene, ci sono delle voci che appunto danno a Tamino l'informazione che lui cercava. Pamina è viva. Questo genera nell'eroe, nel principe, tutta una serie di emozioni positive. Lui si sente rincuorato, rincuorato dal sapere quindi che c'è la possibilità di perseguire l'amore. Cioè l'amore è ancora una volta ciò che non tanto conforta, ma dà un senso al viaggio. Come Dante nella selva oscura, ecco che là l'arrivo di Virgilio dà un senso, c'è la possibilità di conoscere qualcosa, di avere altro da perseguire. Alla stessa maniera anche Tamino, sapendo che Pamina è viva, comprende che c'è ancora qualcosa da perseguire, che non ci si deve abbandonare alla disperazione. A questo punto, diciamo, per la gioia, lui prende il flauto magico e comincia a suonare. E questo è il primo momento in cui il flauto magico entra nella questione, entra in scena. Flauto magico entra in scena in un momento in cui il principe sente una gioia dentro di sé, sente quindi un'emozione. Questo è il flauto è espressione. Finalmente può esprimere qualche cosa. L'uomo esce dallo stato di disperazione quando trova un'ispirazione, quando sente il bisogno di creare. È come l'artista. L'artista, fino a quando non crea, vuol dire che è infelice. Vuol dire che appunto è nel mezzo della selva oscura. Il momento in cui comincia a creare è proprio il momento di risalita, è il momento in cui finalmente trova un senso alla sua stessa esistenza. L'uomo non ha un senso se non crea. Quindi in qualche modo l'uomo è come se fosse in piccolo ciò che Dio è in grande. Anche Dio, no? Sembra che abbia un senso solo nel momento in cui crea. Fino a quando non creava, dal momento che ha deciso poi di creare, non pensava di avere un senso. Quindi l'idea di avere un senso, il senso nella vita, è il primo ammaestramento, primo grande insegnamento che viene dalla tradizione. Il senso della vita è creare, è avere voglia di creare, esattamente come ha avuto voglia di creare Dio. E questa voglia di creare emblematicamente qui è rappresentata da un flauto che dentro di sé racchiude i quattro elementi, abbiamo detto, fuoco, aria, terra e acqua, perché è espressione di tutto ciò che è, tutto ciò che esiste, tutto ciò che deve essere quindi compreso nella coscienza dell'iniziato, per poter esprimersi, ma è solo il punto di partenza. Cioè la coscienza che ci vuole la sofia, la coscienza che si deve partire con un desiderio e quindi con l'amore. Papageno intanto è riuscito a fare scappare Pamina, quindi diciamo lo ha fatto tra l'altro anche lui facendo ricorso al carillon, cioè suonando il carillon d'argento. E sono abbastanza significative le parole che pronuncia Papageno, no? Lui dice: se gli uomini buoni potessero trovare dei campanelli uguali, ogni nemico scomparirebbe senza pena e senza di loro vivrebbero nella più grande armonia. Quindi, vedete, questo carillon di Papageno con i suoi campanelli è magico perché agisce sulla sfera delle emozioni. Riesce a mutare l'inimicizia in amicizia, ciò che è negativo in positivo.
riesce cioè a far dialogare ciò che prima non dialogava. L'arte è sempre questo, è sempre capacità di trasformare, quindi è proprio alchimia nel vero senso della parola. Chiaramente i due personaggi sono a livelli diversi, uno è principe, suona il flauto, perché è l'iniziato, è arrivato già a un certo livello, diciamo, di affinamento spirituale, ha avuto un'educazione, in questo senso è principe. Papageno è l'uomo comune, l'uomo normale, ma anche l'uomo normale, che non è arrivato a quel livello di educazione interiore, ha la sua strada solo nella sfera delle emozioni, solo quando comincia ad emozionarsi, solo quando comincia ad esprimersi. Quindi, vedete, è esattamente l'espressione di un'organizzazione della conoscenza, che era l'organizzazione che si rappresentava nella confraternita dei Rosa Croce, dagli Illuminati, e anche nella massoneria, diciamo, più ordinaria, con i vari gradi, no? Che si devono conseguire nell'iniziazione per migliorare. Qui semplificata al massimo, cioè si dice essenzialmente che l'uomo può essere un uomo colto oppure un uomo incolto, dove per cultura intendiamo, diciamo, possedere nozioni, possedere un certo tipo di esperienze, l'essersi affinati. La cultura è un ottimo modo per elevarsi, perché da papageno passiamo a tamino, perché da uomo ordinario passiamo a principe. Però vedete, non è che abbiamo risolto poi moltissimo, perché il principe già dall'inizio dell'opera sta malissimo, è nello sconforto più totale, forse sta meglio papageno. Quindi non è che la cultura risolve, la cultura è intesa come possesso di un certo tipo di nozioni, di informazioni o di esperienze. Invece, essenziale diventa la conoscenza. Però la cultura è condizione necessaria. Non è sufficiente, ma è condizione necessaria, perché altrimenti si resta papageno. Quindi il messaggio è, se tu vuoi arrivare, diciamo, a percorrere la strada che porta dall'uomo a Dio, vuoi entrare nel regno, prima devi diventare tamino, e poi da tamino potrai cominciare il tuo percorso. Altrimenti c'è un'alternativa. Altrimenti puoi accontentarti di rimanere papageno. Non è che questo significa che tu non abbia una strada. Non potrai arrivare a quella conoscenza superiore a cui arriva il principe, ma anche tu hai una strada. E la strada ha sempre la stessa direzione di quella di tamino. Per questo vanno insieme i due personaggi. La direzione è quella delle emozioni, è quella dei sentimenti, cioè di poterli esprimere e di saperli esprimere questi sentimenti. Il flauto per Tamino e il carillon per Papageno sono appunto simboli della stessa cosa, la capacità di esprimere. A questo punto, annunciato, diciamo, da una corte che sta arrivando, da una solenne marcia, da un coro trionfale, appare un corteo che è il corteo di Sarastro. Arriva Sarastro, un po' come prima era arrivata la regina della notte, questo secondo protagonista forte dell'opera, questo secondo polo, se volete, di un dipolo bene male, che però non si capisce bene cosa sia veramente bene e cosa sia male. Qui, diciamo, c'è una specie di congelamento della situazione quando arriva Sarastro. Ci sono, diciamo, questi due fuggiaschi, sono Papageno e Pamina. Come vi ho detto, Papageno ha liberato Pamina. Pamina si presenta davanti a Sarastro. Anche Tamino è arrivato intanto. Sono arrivati tutti in questo posto. E Pamina spiega a Sarastro perché è scappato. E allora si comincia a capire che Sarastro non è quel farabutto di cui si stava parlando prima. Pamina gli spiega che era stata insidiata da Monostatos, che è dovuta scappare per questo, che
diciamo, ha saputo che c'è qualcuno che è innamorato di lei e che la vuole liberare, e allora, diciamo, Sarastro ha un atteggiamento che evidentemente è un atteggiamento di un sovrano liberale, nel senso che punisce Monostatos, no? E quanto a Pamina gli dice: io capisco che tu sei innamorata di un uomo, l'amore è la più grande delle emozioni, ma io non ti posso lasciare andare, non ti posso lasciare libera. Quindi si capisce che c'è, diciamo, un mistero, che c'è un qualche motivo per cui Sarastro ha rapito Pamina, che le cose non sono così chiare e così semplici come le aveva spiegate la regina della notte, e quindi l'opera, diciamo, andando avanti, dovrà spiegarci, dovrà chiarirci questi nostri dubbi. Io farei partire però un secondo filmato con queste cose che vi ho appena dette montate.
Quindi, vedete, c'è un completo ribaltamento della situazione, come vi dicevo prima. Sarastro non è l'uomo malvagio che è stato dipinto dalla Regina della Notte. Esso è invece un iniziato saggio e intelligente, anzi è a capo di una vera e propria confraternita, appunto, di iniziati che hanno a che fare con quei templi che il principe Tamino ha visitato. Cosa hanno voluto in qualche maniera dirci gli autori dell'opera, ma la stessa musica proprio di Mozart già ve lo dice, non c'è bisogno neanche, ripeto, di leggere le parole. Io vi ho presentato questa versione che è in originale tedesco dell'opera, secondo me si gode molto di più che una qualunque traduzione in italiano. Molti hanno visto in questa contrapposizione tra Sarastro e la Regina della Notte, diciamo, gli elementi più fantasiosi possibili. La contrapposizione, per esempio, tra la massoneria femminile e la massoneria maschile. Insomma, veramente c'è stato uno sbizzarrirsi di fantasie laddove, diciamo, il discorso è sicuramente molto più chiaro e molto più semplice. Innanzitutto gli autori hanno voluto farci soffermare sul fatto proprio che tutto ciò che è reale non è ciò che appare. Quindi tutto ciò che ci circonda è solamente maglia, è illusione. Quindi anche questo concetto è un concetto che viene da molto lontano. E vedete, nella sua semplicità è di un'importanza straordinaria, anche di una straordinaria attualità. Noi, nella nostra cultura contemporanea, siamo abituati a non approfondire. Siamo abituati a considerare vero ciò che appare. Ed è facilissimo per chi ci vuole controllare, no? Farci credere a qualcosa, proprio perché basta costruire un'apparenza e noi non andiamo al di là di quell'apparenza. Il flauto magico vuole farci soffermare su questo punto essenziale, per quanto con una storia di incredibile semplicità. Se ci pensate, ci sono soltanto due poli, uno che sembra essere il bene inizialmente, l'altro sembra essere inizialmente il male, e questi due poli, ecco, che si ribaltano. L'obiettivo è quello di farci riflettere sulla differenza tra apparenza e realtà. Ma i due poli rappresentano anche qualcosa di molto assestato nella tradizione ermetica, nella tradizione gnostica. Da una parte c'è un principio che si può vedere come un principio femminile. Abbiamo già parlato nella scorsa conferenza sulla Kabbalah dell'esistenza di, vi ricordate, nell'albero della vita, di un pilastro di sinistra femminile nero, nero come la Regina della Notte, che rappresenta un po' tutti gli aspetti che vengono denominati convenzionalmente femminili, ma che sono presenti in ogni essere umano, gli aspetti di contenimento, ciò che fa da ostacolo. Questa è la Regina della Notte. Dall'altra parte c'è un elemento fulgido, splendente, attivo. Chi vuole fare? In ogni essere umano c'è questo elemento, l'elemento che ci spinge a fare, il desiderio, la vitalità, l'amore. Ma ecco che noi vogliamo fare tante cose, ma poi la natura non ce le fa a fare tutte queste cose. Ci mette sempre degli ostacoli. Questo è il senso della vita. Noi vogliamo fare, ma il fare non è qualcosa di libero. Non tagliamo con un coltello l'aria, noi troviamo resistenza. E l'aspetto resistente, che rappresenta anche la pazienza, la sopportazione, tutto ciò che appunto convenzionalmente viene chiamato aspetto femminile, qui è rappresentato dalla Regina della Notte. E cominciamo a chiarirci di più le idee, perché quindi la Regina della Notte non diventa più un elemento negativo, se non per convenzione, ma rappresenta proprio un polo che la natura ha istituito. Gli egizi questo lo sapevano benissimo. Questo polo lo chiamavano Set. A Osiride contrapponevano Set. Osiride è un principio costruttore, sicuramente possiamo dire positivo, ma secondo gli egizi, nella loro religione misterica, senza il principio
oppositore, la costruzione non avrebbe senso, non avrebbe come spiegarsi. Le due forze devono essere integrate, stanno bene soltanto se integrate. In altre parole, la regina della notte è la natura, è proprio la natura con i suoi elementi spesso tragici, spesso pericolosi. Pensate a come la vedevano soprattutto gli uomini primitivi nel Neolitico, cos'era la natura. È da questo che nasce archetipicamente, diciamo, il concetto di grande madre, il concetto di natura oppositrice nel suo aspetto, diciamo, distruttivo. Sarastro sicuramente è quell'aspetto attivo che contraddistingue anche lui ogni elemento di natura. Ciò che si deve istituire è l'integrazione, che spesso e volentieri è rotta. In quest'opera questi due principi sono separati, è evidente. Forse un tempo erano uniti, forse è questo che si sta cercando. Si sta cercando una strada per unirli. Forse Sarastro non è un principio così poi positivo, ora l'abbiamo scoperto positivo, ma forse non è così positivo da essere risolutivo. Infatti, il vero protagonista dell'opera, da questo punto di vista, è Tamino. Tamino è l'iniziato che deve fare la sua strada. Però, ovviamente, a questo punto l'abbiamo capito, credo, da solo, come la sua vitalità e col suo desiderio di migliorarsi, col suo desiderio di vincere quel terrore e quella disperazione che era il punto di partenza, da solo non ce la fa. Ci vuole il complemento. Ecco che c'è Pamina. Però la dicotomia tra Tamino e Pamina in effetti non esiste, non c'è. La dicotomia esiste tra la regina della notte e Sarastro. Perché non c'è? Perché Tamino si innamora di Pamina. Ecco che quindi è l'integrazione che deve risolvere la situazione. Il principio, l'insegnamento, la vera iniziazione è questa. Però dobbiamo ancora scoprire come si compie questa integrazione. Non è che basta che un essere umano tipo Papageno trovi la sua Papagena e abbiamo risolto le cose. Questo può andare bene per Papageno. Ma per l'iniziato che vuole arrivare a qualcosa di veramente importante, il suo sé, e quindi la conciliazione con la natura, con l'universo, con Dio, e in ultima analisi quindi, diciamo, passare da una vita di sofferenza a una vita da Buddha, allora per Tamino occorre ancora imparare, e imparare molto. E infatti quello che ordina Sarastro alla fine di quel brano che vi ho fatto vedere è che i due innamorati siano condotti al tempio dell'iniziazione. E lì inizia appunto la parte iniziatica dell'opera, che è piena di simboli, tra virgolette, massonici. Ripeto, sono simboli dell'antica tradizione. La massoneria, come vi dicevo prima, quella ordinaria, di questi simboli conserverà soprattutto la coreografia. Ma gli illuminati, a cui Mozart apparteneva, diciamo invece badavano molto alla sostanza. Nel tempio massonico che voi vedete nell'opera si trovano numerosi esempi di simboli. C'è il tappeto a scacchi, per esempio, le due colonne che sono proprio Joachim e Boaz della tradizione cabalistica. Il concetto è sempre quello: il bianco senza il nero non può esistere. Il bianco e il nero non rappresentano il bene e il male, rappresentano i due aspetti che si devono compenetrare. Poi veniamo a sapere soprattutto un'altra cosa che riguarda, diciamo, riguarda la storia, la trama che viene raccontata nel Flauto Magico, un po' l'antefatto, e lo scopriamo dalla voce stessa della regina della notte, perché la regina della notte a un certo punto appare e va a trovare Pamina, va a trovare la figlia e gli chiede: che cosa ne è del Salvatore che lei gli ha mandato, e se si stia compiendo, diciamo,
il suo piano, perché il suo piano lo svela la regina della notte, è quella di uccidere Saraste. E allora si svela anche il fatto che Sarastro è il nemico della regina della notte, perché quando morì il re del paese, cioè il marito della regina della notte, andò al potere proprio Sarastro. E il re lasciò a Sarastro il simbolo del suo potere, lo strumento con cui esercitava il potere. E questo strumento era il disco solare settentrice. Questo disco solare è l'arma che la regina della notte vorrebbe per sé, ed è per questo che ha ordito questo piano coinvolgendo Tamino, e il piano deve avere come obiettivo finale quello di uccidere Sarastro e recuperare questo disco solare settentrice. E quindi la regina della notte chiede a Pamina se si stia adoperando per portare avanti questo piano, e Pamina non è collaborativa, gli dice che ha capito che Sarastro è un uomo buono e che lei è innamorata e che ha capito che questi sono degli iniziati. E allora ecco che la furia della regina della notte si esplica in tutta la sua violenza, e c'è quell'aria meravigliosa, la seconda aria della regina della notte, molto nota, che vi farò sentire poi, diciamo, tra pochissimo, anzi penso che sia il momento proprio di farvela sentire. Siehst du hier diesen Stahl? Er ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber liebste Mutter, kein Wort! Thank you.
fatto vedere, diciamo, questo brano, portandovi, diciamo, al punto in cui avete visto una Pamina che si rifiuta di pugnalare Sarastro nel momento in cui si svela che la regina della notte ambiva a questo settemplice disco solare. Era questo il suo obiettivo. Vedete, in questo simbolo del settemplice disco solare ci sta molto del significato del flauto magico, anche se, diciamo, è un simbolo di cui è stato poco approfondito il significato nel contesto proprio di questa opera mozartiana. Perché vedete, il modello di riferimento di questo settemplice disco solare è un modello antichissimo, dell'antica proprio gnosi naturalistica, risale alla raffigurazione già babilonese del sistema solare con il sole al centro e sei pianeti nelle orbite, quindi i pianeti che poi ricompaiono nelle raffigurazioni dell'alchimia: Luna, Marte, Mercurio, Giove, Saturno e poi il sole al centro, sono proprio le sfere celesti di Dante. Il complesso rappresenta evidentemente i sette giorni della settimana, quindi è uno dei simboli più ancestrali che si rifà proprio all'antica cultura naturalistica del Neolitico. La Fama Fraternitatis, il manifesto dei Rosa Croce, così come poi la setta degli Illuminati che dai Rosa Croce prenderà le mosse, intendeva riproporre un ritorno alla natura, un ritorno all'antico naturalismo, andando a sottolineare il fatto che i problemi che la società di quel tempo proponeva, ma che propone anche la società dei nostri tempi, fossero derivati proprio dalla rottura dello stato di natura. Quindi in un certo senso non è che sia sorprendente, diciamo, constatare l'esistenza di scrittori come Rousseau, per esempio, nell'illuminismo, che diede vita in embrione al socialismo europeo, oppure, diciamo, vedere come artisti come Mozart si avvicinassero, fossero desiderosi di avvicinarsi a questi movimenti di origine rosacruciana, perché questi sono proprio gli spiriti più liberi dell'epoca. Spiriti che rispondevano ai loro padroni come rispondeva Mozart all'arcivescovo Colloredo, cioè appunto rifiutandosi di prestarsi all'oppressione, alla prepotenza. Quindi, diciamo, questo istinto di questa convinzione che la società fosse sbagliata, avesse preso, diciamo, una deriva che doveva essere rettificata, come si esprime nell'alchimia tradizionale, attraverso, diciamo, l'espressione vitriol, no? Bisogna rettificare. Questa rettificazione si può raggiungere solo attraverso la ricomposizione dello stato di natura. E il settemplice disco solare, questo rappresenta lo stato di natura espresso attraverso il vecchio simbolo del 7, associato ai giorni della settimana, ma ripreso poi in tutte le tradizioni culturali. Il 7 è ricorrente nei Rig Veda, per esempio, da tutte le parti, ogni volta che si parla di un ordine cosmico. È il principale numero del mitraismo, così come anche del culto del Sol Invictus di Costantino, da cui poi prese le mosse il cristianesimo gnostico, riprendendo tra l'altro il 7 anche dalla tradizione ebraica, dove sta da tutte le parti, naturalmente ne abbiamo parlato nella conferenza su Judah Law la volta scorsa. Ma questo simbolismo rappresenta un simbolismo gnostico nel senso proprio di ricerca di una conoscenza, cioè la conoscenza sta proprio in questo, nella comprensione che occorre ritornare allo stato di natura, dove tutto si compenetra, dove niente è separato, e soprattutto non devono essere separati gli esseri umani. Non occorre introdurre queste separazioni nel senso, per esempio, a livello sociale o politico, di privilegi, di sopraffazioni, di prepotenze,
ma non è che si raggiunge uno stato migliore attraverso un'imposizione politica o attraverso una rivoluzione. Questo sarà poi in qualche modo il messaggio di una certa massoneria che andrà avanti pensando che si può in segreto ordire una rivoluzione. Ma il messaggio originario era diverso. Il messaggio originario è di tipo sapienziale. Per questo c'è il tempio della sapienza. È l'uomo che deve migliorare. È l'uomo che deve convincersi che questa strada che sta intraprendendo attualmente è una strada che non conduce da nessuna parte se non alla sofferenza. Lascia Tamino nella disperazione iniziale del flauto magico. E di questo erano profondamente coscienti anche i primi massoni, quindi le prime sette massoniche, tra cui per esempio la setta degli Illuminati. E non pare, diciamo, casuale che questo simbolo, diciamo, della corona radiata del sole con i sette cerchi, questo è il disco solare settentrice, risplenda ancora oggi su uno dei simboli, diciamo, una delle icone più significative proprio del mondo moderno. Questa aureola a sette raggi orna, no, la testa, la figura della statua della libertà, che accoglie, diciamo, tutti quelli che oggi giungono a New York, ma riprende ovviamente un messaggio che fa riferimento ai padri fondatori degli Stati Uniti, che erano fortemente collegati alla libera muratoria, diciamo, dell'epoca. Erano tutti di cultura, tra virgolette, massonica. Ripeto, metto tra virgolette, diciamo, questo aggettivo perché esiste massoneria e massoneria. Quindi diciamo che in origine l'obiettivo della massoneria era proprio quello di trasmettere la tradizione. Non c'era altro obiettivo. Trasmettere la tradizione affinché gli uomini iniziati a questa tradizione potessero migliorare, ritornando allo stato di natura. E allora sarebbe stato, diciamo, conseguenziale un miglioramento della società. Il miglioramento della società non poteva arrivare da una rivoluzione armata, oppure dal costringere chi non è saggio ad essere, diciamo, sotto il potere dei saggi. Infatti, Sarastro da solo non funziona. È proprio il Mozart che ce lo fa capire nel flauto magico. Occorre altro, occorre appunto una libertà, che è un concetto fondamentale dell'illuminismo. La libertà è proprio il concetto fondamentale più esoterico dell'illuminismo, su cui non si mette abbastanza l'accento. Mozart reagisce nella sua vita alle prepotenze, a ciò che invece accetta il padre Leopold, per esempio, che accetta perfettamente da buon borghese tutti i dettami del suo padrone. Mozart non li accetta perché dentro di lui c'è lo spirito di libertà, che quindi lo porta a seguire una certa strada perché lui è libero di seguirla. Senza la libertà non esiste nessun vero miglioramento spirituale. Non si può essere costretti a fare delle buone opere, e questo è anche un messaggio del flauto magico. Bisogna capire da sé cosa è giusto e cosa è sbagliato, anche perché l'apparenza non ce lo fa capire. Quindi l'unica cosa che ce lo può far capire è l'esperienza, quindi le prove che verranno poi affrontate, diciamo, da Tamino e da Panina all'interno, diciamo, del tempio, con un obiettivo unico. L'obiettivo unico è che ci siano delle parti da reintegrare. Inizialmente la regina della notte era tutt'una col marito. Questo è l'antefatto che verrà spiegato soltanto dopo. Quindi questa coppia regnava sul paese e regnava come coppia. La regina faceva la parte che doveva fare e che rappresenta quindi la natura resistiva, e il re faceva la sua parte. In simbiosi costituivano il corretto stato di natura. Alla morte del marito, che simbolicamente significa la rottura dello stato di natura, ecco che avviene il disastro.
La sapienza, la saggezza, va nelle mani di Sarastro, che rappresenta, diciamo, la tradizione, rappresenta gli alchimisti, qualunque tipo di consesso iniziatico, rappresenta la massoneria, così come i Rosacroce o gli Illuminati, evidentemente. Ma questi iniziati sono solo, diciamo, dei portatori di un compito, hanno un compito da portare, non sono coloro che sono arrivati alla conclusione della storia. La conclusione della storia è la reintegrazione dello stato di natura. Loro hanno solo la tradizione, hanno solo la conoscenza non basta, la conoscenza poi va applicata e occorre fare tutto il percorso. E per significare che questa iniziazione, questo percorso a vari livelli, viene introdotto anche il personaggio di Papageno. Si vedrà che Tamino nell'opera deve affrontare varie prove. La prima prova è la prova del silenzio. Deve rimanere in silenzio qualunque cosa succeda. E sembra una cosa semplice, ma in realtà non lo è per niente. A un certo punto arriverà Pamina, che felice di averlo ritrovato, gli esprime il suo amore e vorrebbe che lui gli rispondesse adeguatamente. E lui, che capisce che deve resistere e che quella è una prova da superare, sta muto. Invece Papageno immediatamente cede. Cede non solo nella prova del silenzio, ma anche nelle altre prove che verranno successivamente. Tant'è vero che viene eliminato dalla competizione. Quindi Papageno rappresenta quello che non ce la fa a arrivare a quello stadio dell'iniziato che può condurre, diciamo, alla comprensione ultima, alla comprensione estrema, alla congiunzione con Dio. Però l'opera concede a Papageno un senso nella sua vita che è perfettamente, diciamo, ragionevole. Papageno, anche se ha fallito la prova, riceverà un premio, perché gli sarà data una compagna, Papagena, apparirà questa compagna con cui lui troverà una sistemazione assolutamente soddisfacente. Arriverà cioè a coronare quel desiderio di non essere più solo, quindi di poter avere una vita insieme a una compagna, che è un desiderio che dal punto di vista dello stato di natura è perfettamente positivo e da perseguire. Così come da perseguire, diciamo, l'istituzione della famiglia, e la procreazione dei figli, e tutto ciò che rientra nello stato di natura. Ecco che quindi, diciamo, l'obiettivo di Tamino è un obiettivo superiore, è un obiettivo ancora più alto. Noi, guardate a come è combinata la nostra società attuale, dovremmo invidiare Papageno e la sua, diciamo, la sua sorte. Perché ad aspirare, diciamo, all'iniziazione di Tamino siamo proprio lontanissimi. Perché siamo lontanissimi? Perché noi non abbiamo neanche coscienza che dobbiamo andare verso uno stato di natura. Non abbiamo neanche la coscienza, cioè, che uno stato in cui l'individuo si raggomitola nel suo egoismo e non desidera neanche più il contatto con altri esseri umani è la situazione peggiore. Totalmente peggiore, è la situazione dell'alienazione completa. Quindi noi siamo, è come se fossimo dei sotto Papageno. Quindi diciamo che il messaggio dal nostro punto di vista non è un messaggio veramente eclatante. L'ultima delle prove che, diciamo, Tamino dovrà veramente affrontare dopo aver superato quella del silenzio in maniera, diciamo, brillante, la affronterà con Pamina, perché Pamina si fa avanti e chiede che l'ultima prova che i sacerdoti gli hanno annunciato la possa affrontare insieme a lui, e i sacerdoti glielo concedono. Quindi saranno entrambi a dover affrontare quest'ultima prova. E quest'ultima prova è la prova della morte. Perché la paura fondamentale dell'essere umano è proprio questa. Poi alla fine la paura delle paure. Perché la morte è la paura delle paure? Perché la morte è considerata essere la fine di qualcosa.
di qualcosa che prima c'era. Poi arriva la morte e non c'è più. La morte, cioè, è la conseguenza dell'attaccamento, del fatto che noi bramiamo delle cose, ci attacchiamo e abbiamo quindi paura di perdere. La morte è la prima, diciamo, portatrice di sventura da questo punto di vista, perché perdiamo tutto, perdiamo ciò a cui ci sentiamo più attaccati, la vita materiale. Quindi non avere paura della morte significa in qualche modo conquistare l'immortalità. E chi non ha paura della morte, che definitivamente ha sconfitto questo stato di sofferenza, questa morte vera e propria, quindi chi non ha paura della morte è vivo. Chi ha paura della morte è già morto. Cioè il fatto stesso di avere paura della morte significa essere morti. Quindi vi leggo proprio le frasi dal libretto dell'opera in cui, diciamo, i sacerdoti portano Tamino davanti al tempio, il tempio dell'acqua e del fuoco, il tempio in cui ci sono gli elementi naturali da affrontare. Significa il momento in cui occorre affrontare la realtà, la natura, così com'è. Potremmo dire noi, il momento in cui c'è da affrontare la vita, per quella che è, con tutti i suoi dolori, con tutte le sue disgrazie, con tutte le cose che ci fanno paura, è il momento ultimo. E i sacerdoti dicono, fermandosi davanti alla piramide, chi cammina su questa terra piena di dolori, fuoco, acqua, aria e terra lo purifica. Se vincerà il terrore della morte, si libererà dalla terra al cielo, illuminato, egli potrà votarsi interamente ai misteri di Iside. Perché questi erano i misteri di Iside, la grande madre degli egizi. Erano proprio questi. Quando si vince la paura della morte, significa che si capisce che si è immortali e che quindi, diciamo, quella che viene chiamata fine della vita è semplicemente una tappa, una delle tante tappe a cui siamo sottoposti e che vanno accettate come componenti della natura. Noi facciamo parte della natura, ci sentiamo integrati della natura, non abbiamo paura della natura. Noi attualmente abbiamo paura della natura, di qualunque cosa la natura ci metta davanti. E quindi Tamino dichiara subito: nessuna morte mi spaventa, nessuna morte mi impedisce di agire come un uomo e di proseguire la via della virtù. Apritemi le porte del terrore, l'arduo sentiero io rischierò sereno. Ecco, questo è un uomo. L'uomo diventa veramente uomo, dico uomo, diciamo il discorso naturalmente non ha una connotazione sessista, uomo o donna, l'essere umano è essere umano nel momento in cui affronta la vita, così come viene. Anche se, diciamo, dovesse comportare il dolore e la morte. Ed ecco che quindi, diciamo, queste parti che vi ho appena descritto, vorrei anzi leggervi proprio il finale. Ecco, nel finale noi vediamo che Tamino ha deciso di entrare nel tempio della morte, ma non sa che cosa deve fare per sconfiggere questa paura. Ha dentro di sé la volontà, cioè ha deciso di affrontare la morte. Non sa cosa c'è dentro il tempio, non sa che arma deve utilizzare. La paura c'è sempre, però vedete, si è accesa la scintilla fondamentale, perché per sconfiggere la paura, la prima, anzi l'essenziale strumento è quello di decidere di affrontarla, pur continuando ad averla, ovviamente, no? Perché uno non sa cosa l'aspetta. Uno dice, per esempio, gli diagnosticano una malattia terribile, no? Uno non sa cosa l'aspetterà e che dolore l'aspetterà, però può pensare di disperarsi e mollare tutto o affrontare questa cosa. Allora già nel momento in cui accetta di affrontarla,
ha posto i presupposti per il superamento. Ma il superamento in cosa consiste? Ecco che il superamento lo risolve Pamina. È Pamina che dice a Tamino come si supera la morte. Perché quello che gli dice è questo. Ora suona il flauto magico che protegga il nostro cammino. Mio padre, in un'ora incantata, l'intagliò dalla fonda radice di una quercia annosa, fra tuoni, fulmini, tempesta e scrosci. Ma ora vieni e suona il flauto e che ci guidi sull'orrida via. Ecco che Tamino e Pamina possono procedere sul sentiero iniziatico al suono della musica. Perché il segreto dei segreti, al di là di interpretazioni numerologiche, di chissà quali strani complotti che ci sono dietro tutte queste, diciamo, queste conoscenze esoteriche, il segreto dei segreti è semplicemente questo. È con l'espressione artistica, come diceva Nietzsche, che si supera la morte. L'espressione artistica è in qualche modo una replica di ciò che ha già fatto Dio all'inizio della creazione. L'espressione artistica è l'espressione dei propri sentimenti. Si supera la morte credendo nei propri sentimenti, credendo in ciò che viene dall'anima. L'anima ci propone, se la ascoltiamo, se veramente indaghiamo noi stessi, allora in qualunque situazione l'anima ci dice cosa dobbiamo fare e noi dobbiamo in qualche maniera esprimerci. Non dobbiamo evitare di ascoltare, perché prima di tutto non si ascolta. Se si ascolta si capisce, perché è come se siamo noi stessi a parlare con noi, quindi sai, è impossibile non capire. Il flauto magico è ciò che tiene lontano la bestialità, la rozzezza, ciò che c'è ancora a terra, gli egoismi, tutto ciò appunto che è pesante e che ci porta alla terra e non ci fa alzare verso il cielo. Mozart aveva capito questo, aveva capito che quello che sentiva dentro di sé e che non aveva neanche bisogno di pensare, perché era come se scriveva sotto dettatura, abbiamo detto prima, veniva da un principio che è più grande dell'individuo, che è grande con quanto è grande la natura. E la tradizione cerca di portare avanti questa conoscenza. Ecco perché il flauto magico è veramente una summa di Mozart, in qualche maniera rappresenta il punto più alto anche della sua produzione musicale. È un po' una musica dell'anima, quella del flauto magico. È la musica che riusciamo ad ascoltare quando ci liberiamo dal peso della paura, cioè quindi dal peso che deriva dall'attaccamento, dal possesso, dalla brama. Perché il flauto magico è come se fosse una voce bellissima che viene dalla nostra anima nel momento in cui la educhiamo alla compassione, alla tenerezza, all'affetto, cioè a tutto ciò che ci riporta a quella natura che altrimenti noi abbiamo spezzato, se non proviamo questi sentimenti. Quindi, in una parola, ci porta alla bellezza, perché poi alla fine emerge che il concetto di bene equivale al concetto di bello, esattamente come per Platone. Nel momento in cui noi vediamo il bene, e quello è bello, è la vera bellezza. Quando smettiamo di avere paura della morte, come fa Pamino, e allora siamo liberi. Quindi, ripeto, la libertà, secondo questa opera qui e secondo la visione di Mozart, è il presupposto. Presupposto per vincere la morte. Poi, certamente, una volta che abbiamo deciso di essere liberi, di non volerci più assoggettare al pensiero unico di nessuno, alla volontà di nessuno, e allora ci verrà naturale suonare, cantare, danzare come Dioniso, come Shiva. Il senso è sempre quello. Prima di tutto dobbiamo volere
tutto questo. Dobbiamo quindi volere diciamo essere liberi. Questo è il presupposto essenziale. Vedete, il 4 dicembre 1791, un giorno prima di morire, Mozart nel letto di morte disse alla moglie Costanza: una volta ancora vorrei sentirlo, il mio flauto magico. E canticchiò l'aria di Papageno, cioè quella che avete sentito nel primo filmato che vi ho fatto vedere, quando entra in campo Papageno per la prima volta. Allora c'era lì un suo amico, un maestro di cappella che si chiamava Roser, che lo assisteva al capezzale, che gli cantò l'aria al pianoforte, suonando il pianoforte, con un'immensa gioia di Mozart. E vedete, per lui, Mozart, ecco, è morto così, Mozart, sentendo, diciamo, il flauto magico. Quindi vedete, per lui la musica evidentemente è stato sempre questo, il modo per esprimere la sua voglia di libertà. La musica è un simbolo, se volete è il simbolo per eccellenza, un simbolo che non ha bisogno di rimandare ad altre figure. Il simbolo, di solito noi diciamo, è qualcosa che ci rimanda a un altro significato, è qualcosa che vuole dirci qualcos'altro. In realtà la musica è il simbolo per eccellenza, perché non abbiamo bisogno di pensare a quella a cui ci rimanda, basta che la sentiamo, anzi dobbiamo sentirla. E quindi in qualche modo Mozart ha espresso proprio il cuore della tradizione. Se lui voleva sentire la libertà, se lui voleva sentire la salvezza, quella che noi chiamiamo spesso in termine religioso salvezza, se lui voleva sentire Dio, allora lui doveva sentire la sua musica, doveva sentire il flauto magico. Tra l'altro vi vorrei fare sentire, a conclusione della conferenza, perché è finita, una chicca proprio di questa aria di Papageno, cantata da un famoso baritono italiano, Giuseppe Taddei, in una registrazione della RAI del 1953, cantata in italiano. Solito diamo un avvio a una discussione.